tutti, sono Marcello Stampacchia, romano di nascita, trevigiano di adozione, poi profugo ambientale a Brisighella in provincia di Ravenna, come ci ha definito Francesco, una coppia di profughi ambientali. Percorso molto velocemente, sono ingegnere meccanico, libero professionista, grande appassionato di tecnologia, però solo per lo sviluppo, uno sviluppo sostenibile e anche di una decrescita felice partecipo anch'io a questo movimento, se non altro come pensiero. Ho sposato Adriana dal 1981, mia moglie, che è stata insegnante di scuola materna per 20 anni, dopodiché ha voluto completare una formazione in studi laureandosi in storia, dove ha conosciuto tra l'altro anche Francesco Adriani, e ci siamo trasferiti da Treviso a Brisighella nel 2007 per tanti motivi, non li elenco perché sarebbe una storia anche troppo lunga. Partiamo con il tema un po', forse quello che vi interessa, il trekking legato a uno trekking sostenibile, legato a uno sviluppo sostenibile. Racconteremo la nostra esperienza, un'esperienza di 11 anni, e non tutta positiva, soprattutto nell'ultimo periodo, ma non è un pessimismo che vi vogliamo trasmettere, tutt'altro, ma è una realtà che si è creata con quello che sta succedendo in questi ultimi 2-3 anni. Allora, nel 2003 nasce Percorsi Etnici e noi la presentavamo in questa maniera, facciamo proprio una cosa molto veloce perché voglio parlare dei giorni di oggi, dei giorni adesso. La presentazione che noi normalmente facevamo era questa qua, è un PowerPoint con un po' di musica a partire da fra un attimo e serviva per trasmettere immagini e soprattutto alcune sensazioni di quello che avevamo cercato di costruire. Siamo partiti con 3 paesi, trekking in Tunisia, in Marocco e in Islanda. L'esigenza di far nascere Percorsi Etnici è nata da un incontro nell'Alto Atlas con una guida berbera. Ci siamo fermati casualmente a dormire in quel posto, ci ha ospitato e lui ci ha detto: guardate che dal 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, qui non viene più nessuno, abbiamo bisogno di lavorare, per cui potete fare un viaggio con i vostri amici e venire da noi? E noi abbiamo detto: beh, ci pensiamo, poi vi spiego il resto. Pensavo di dire, se portiamo un gruppo in Marocco una sola volta non serve neanche, le esigenze erano quelle di far lavorare i giovani perché andavano via dalle vallate, queste vallate che non avevano l'acqua corrente, non avevano corrente, e quindi si è deciso di creare appunto questa onlus, Percorsi Etnici, per cercare di dare una continuità, una risposta a quelle che erano le richieste che venivano sia dalla Tunisia, perché anche in Tunisia c'era una guida beduina che ci aveva più o meno fatto la stessa richiesta, sia per cercare di legare i viaggi di Percorsi Etnici a dei microprogetti che erano microfinanziamenti per dotare delle minime strutture essenziali le guide per poter poi ospitare e portare in giro i turisti, non solo noi ma soprattutto quei pochi turisti che in quel periodo andavano, finanziamenti che poi andavano magari nelle tovaglie, nei materassini, nelle tende, quindi attrezzature specifiche. Ci hanno sempre restituito tutto nei tempi che decidevano loro, si sono sempre comportati in maniera ottima e i viaggi sono così partiti e sono cominciati. L'Islanda è stata aggiunta perché anche dall'Islanda è venuta una richiesta da parte dei nostri amici islandesi, che avevamo conosciuto nel 2000 nel nostro primo viaggio in Islanda, di portare fuori la voce di tutela ambientale, perché nel 2002 era nato, è stato sviluppato un progetto di grandi dighe nella zona nord-est dell'isola che avrebbe cancellato e ha cancellato di fatto qualcosa come 140-160 km² di territorio vergine di riproduzione delle renne, degli uccelli, semplicemente per dare energia a un costo ridicolo a un'azienda americana unica, un'azienda Alcoa. Avete sentito parlare di Alcoa della Sardegna, e lì ovviamente in Islanda ha piantato la bandierina e sono riuscito a fare veramente un bel,
un bel lavoro di smantellamento di quello che poi è anche il guadagno sull'energia dell'Islanda, visto che un prezzo concordato nel 2003 del kilowattora prodotti idraulicamente, che hanno imposto il valore del kilowatt brasiliano all'Islanda. Una volta nel 2008 che è crollato, diciamo, la corona islandese, l'economia è andata a rotoli, provate a immaginare cosa pagano adesso il kilowattore in Islanda. Quindi è un bel lavoro, diciamo, di politica industriale. E io direi che adesso cominciamo un attimo a percorrere i tempi nostri. Questo era per consiglietici fino al 2012. E direi che ci passeremo un microfono, perché non siamo come i carabinieri che hanno due luci, perché se no litighiamo, quindi se ci vedete il microfono passato da una parte all'altra. Allora, nel 2012 è cambiato parecchio. Il turismo sostenibile ha cominciato a dare un segnale di cambiamento forte. Perché? Perché la crisi economica ha cominciato a intaccare quello che è l'economia anche di chi è sensibile a certi tipi di viaggi. Abbiamo visto, non solo per quanto riguarda noi, ma anche per quanto riguarda un nostro tour operator che è fuori rotta di Malanello, che sono due ragazzi che ci hanno sempre accompagnato con la biglietteria, con l'organizzazione logistica, c'è stato un cambiamento notevole di quello che è, diciamo, il mercato, chiamiamolo così, di chi si vuol muovere per fare certi viaggi. E quindi, di fatto, chi ha una certa sensibilità per fare certi viaggi adesso non ha più soldi per farli. Mentre chi non ha questa sensibilità, probabilmente una classe economica che ancora tiene bene, diciamo, il ritmo del bilancio familiare, non vuol farli, perché con tutti i problemi che ci sono in questo periodo, politici, economici, sociali, di inquinamento, eccetera, eccetera, non vuole probabilmente farsi vedere i problemi degli altri, e quindi preferisce le mete quelle classiche, quindi Dubai piuttosto che andare al Mar Rosso, Canarie, Maldive, eccetera. Quindi non passa più attraverso questi tipi di destini. Almeno noi parliamo sempre di esperienza personale. Aggiungi quello che è successo specialmente in Nord Africa con le rivoluzioni ultime, e quindi la gente, noi ci siamo andati dopo, subito dopo la rivoluzione di Gelsomini in Tunisia, sinceramente non è che ci sia stata questo grande disagio o paure o attacchi al turista, ecco, ve lo garantiamo, ci siamo stati, siamo andati a parlare con i presidi che c'erano, e sì, non è cambiato granché, l'anima tunisina è sempre quella, tra l'altro anche c'è una falsa idea di quello che si può trovare in Africa, gente preparatissima, gente che ha fatto l'università, gente che ha studiato, cioè, quindi non è, anche nelle campagne o nelle zone minerarie, insomma, la gente sa discutere, sa parlare, ecco. Questo mi premo a dirvelo. Che... Sì, aggiungo il fatto che l'informazione, guarda, che sposta le masse di turisti. Cioè, il momento in cui in Tunisia esplode un camion di carburante vicino a un autobus di turisti, questo è successo mi sembra nel 2007, l'informazione dei paesi occidentali ha spostato praticamente qualche milione di turisti su altri paesi. Ed è stato un fenomeno isolato, attribuito al Qaeda, poi non si sa veramente la fonte. È successo lo stesso in Marocco, è successo in Turchia, lo sapete benissimo, a Istanbul. A Istanbul si sono bloccati i turismi perché c'erano alcuni attentati. Se voi ripercorrete la storia italiana durante gli anni di piombo, da noi succedevano attentati, gambizzazioni, erano quasi l'ordine del giorno negli anni 70-80, però insomma noi vivevamo. È veramente questo fatto di far credere che un paese, perché è colpito da un attentato, è tutto insicuro, è veramente una politica economica che spinge veramente degli interessi forti perché ci sono altri interessi. Ecco, allora, con questa crisi che noi abbiamo visto, questo, diciamo, calare di richieste, direi azzerarsi queste richieste, abbiamo cominciato a porci una domanda: il turismo etico è ormai superato? Si parla di turismo etico ormai da 10-15 anni, ma non inteso come il fare il turismo etico, ma come, diciamo, come parola etnico. La parola etnica, noi abbiamo avuto una grossa discussione interna sul chiamarsi percorsi etnici, perché già nel 2003 l'etnico cominciava a diventare una roba commercializzata, c'erano i negozi etnici, c'erano alcune esposizioni, c'erano delle mostre, eccetera.
Poi noi abbiamo cercato di andare avanti su questa strada e ci è piaciuto molto. Ma il turismo etico comincia a essere superato? È una domanda che ci facciamo, non abbiamo una risposta vera. E quindi ci siamo resi conto che questa domanda sicuramente bisogna dare una risposta, perché quello che sta succedendo in questo momento è che i tour operator, anche quelli grossi, stanno fagocitando il concetto di turismo etico e sostenibile, perché stanno inserendo a catalogo nei loro centinaia di viaggi anche, a cominciare dopo 1, 2, 3, 4, 5, magari anche un paragrafo, ci sono i viaggi di turismo etico. Quanto sono etici? Sì, magari diciamo che l'operazione di portare turisti con un certo discorso etico è valido, ma quando cominciamo a portare tanti turisti per noi non è neanche più etico. E poi anche la modalità di portare il turista, lo si fa viaggiare per un itinerario legato a magari a un'associazione che ha dei progetti o micro progetti in loco, l'itinerario prevede la visita di mezza giornata in un luogo dove c'è un'associazione, dove c'è questo progetto, gli si fa fare la visita veloce, tranquillamente, poi si riporta via e si continua a fare il viaggio. Mentre il concetto di turismo etico per noi sta cominciando ad essere superato proprio per questo, perché probabilmente bisogna fare una riflessione su quello che è il vedere e il vivere una realtà locale. Quindi in un periodo di crisi quanti vogliono partecipare, vivere anche brevi momenti dei problemi della realtà dei luoghi di viaggio? Quanta gente è disposta con la crisi a farsi carico di vacanza di realtà scomode? Questo, parlavo di quello che dicevamo prima, la crisi del viaggio etico, del turismo etico, nasce anche dal problema reale, anche psicologico, di questa. Ovviamente anche molte associazioni cominciano a lavorare in Italia, in Grecia, cioè il problema del problema della povertà, il problema del, appunto, come dico, delle realtà scomode, ormai dobbiamo renderci conto, sta anche da noi, a casa nostra. Prima sembrava che fosse solo legato ai paesi, appunto, nordafricani oppure orientali, asiatici, no? Ma adesso invece la gente comincia a non voler vedere, perché vede anche qualcosa qui. Sì, ricordo che quando è cominciata la crisi in Grecia, Medici Senza Frontiere ha detto non possiamo più far viaggio all'estero, almeno la sezione greca, perché abbiamo aperto dei presidi in Grecia. Cioè, se voi ci pensate, un paese occidentale, come se in Italia vi dicessero ok, non, le associazioni non vanno più a, magari nei paesi in via di sviluppo, ma dobbiamo operare qui perché ci sono le esigenze qui, le stesse che ci sono di là, non possiamo disperdere energie, può darsi che ci arriveremo, e questo qui è un segnale molto drammatico, in Grecia già è una realtà. Dopo vi mascolerò queste slide perché sono spunti per parlare liberamente. Il turismo sostenibile nomade stanziale, unica anima dello stesso viaggiare, e qui apriamo una finestra. Sì, abbiamo sentito parlare dagli altri interventi, specialmente il primo che riguarda la realtà di Sant'Orso, che mi sembra appunto che approfondisca questo concetto, che ora bisogna sapere ascoltarci dentro molto più di una volta e coniugare le due anime che abbiamo, quella nomade e quella stanziale. Perché nel nostro territorio si può viaggiare non soltanto con la mente, ma proprio con gli occhi più attenti a quello che è la realtà della natura, del nostro ambiente, perché nella natura ci sono queste due caratteristiche che sono anche noi, anche noi apparteniamo a questo sistema. E molte volte ci dimentichiamo perché la nostra mente è molto occupata ed è molto elaborata ed è catturata da pensieri continui. Però io faccio sempre l'esempio del tasso barbasso, che è un simpaticissima così pianta, che è migrante nel territorio, cioè a me viene a trovarmi, per esempio, tutti gli anni, però mai sullo stesso posto. Sceglie lei e migra da una zona dove lei mi ha dato, cioè dove è spuntata, e la ritrovo magari, non so, a 10 metri, però cioè sempre. Quindi migra, fa dei percorsi migratori. Prima di tutto io vorrei sottolineare che ritornando ad osservare il nostro territorio, proprio per anche appunto dovuto, diciamo, ad un'esigenza di crisi in cui non possiamo più. Più delle volte sperare di poter allontanarci tanto, ecco, andare a vedere altre realtà lontane, quindi seguire la nostra anima di migranti, di voglia di spostarsi dai territori,
facciamo questa inversione, spostiamoci di poco e guardiamo quali sono i facilitatori di queste migrazioni, che sono i primi tutto, secondo me non siamo noi, perché abbiamo un po' perso, ma sono le piante, gli animali che abitano in un territorio, che loro hanno conservato questa capacità di insegnarci e per questo anche volevo dire abbiamo gli asini, perché l'asino è un elemento, cioè è testardo, obbliga, non è come il suo, sì, il cavallo che appunto si lascia cavalcare velocemente, l'asino preferisce fare una cosa lenta e nella lentezza guarda quello che può mangiare ed è molto selettivo se lo osservate, come anche se vai un po' troppo forte camminando, se ti accompagna si ferma ed è molto testardo, non lo smuovi perché ti dice stai andando troppo veloce. Quindi a noi lo usiamo proprio come facilitatore per far imparare la gente a camminare più lentamente e guardare. Ecco, questo concetto di essere nomade ma anche stanziale, esplorando il proprio territorio, è un consiglio, insomma. Io vivo con mio marito in questo parco della Vena del Gesso ormai da 8 anni e sinceramente ero partita con delle altre forme di dialogo verso la natura e il territorio in cui mi trovavo ad esplorare. Ho dovuto rifarmaci indietro su alcune cose perché il dialogo costante, continuo, su questo sono d'accordo, di ritornare sempre sullo stesso posto è interessante. Tornare 2 o 3 volte e vederlo con varie luci, sia notturne che, come dico, in vari momenti della giornata, sia anche in varie stagioni, porta una ricchezza interiore, una profondità di conoscenza di se stessi, che è un bene preziosissimo, che poi può servire anche comunque a incontrare realtà, perché anche in villaggi del Marocco, più o meno, possiamo ritrovare e comprendere meglio quel tipo di sistema di vita, di sussistenza legato al territorio e allo sfruttamento appunto del territorio loro in aree molto ristrette. Ecco, lo consiglio e mi aggancio anche a quello che è stato detto nel primo intervento e lo ritengo importante, ecco, che ne facciamo una riflessione personale. Ecco, io ritorno un attimo su quello che è un attimo la storia degli ultimi 2 anni di percorsi etici, perché penso che sia importante anche per voi per non ripercorrere magari queste strade che sono state segnate. La crisi del 2012 ci ha portato a rivedere completamente quello che è il concetto di turismo etico, puntando a una costruzione di una cooperazione e proponendo una cooperazione che superasse questo concetto di turismo etico. Abbiamo creato il nuovo manifesto di percorsi etici che potete scaricare sul sito, poi ci sono dei foglietti, potete anche prendervi riferimento. Questo manifesto è stata un'elaborazione molto completa anche con Francesco e anche con altre persone, l'abbiamo messa a punto proprio per dare una risposta, diciamo, per superare questo concetto di turismo etico e creare un rapporto fra noi che cerchiamo di conoscere e viaggiare e i luoghi e gli abitanti che ci ospitano e che hanno la loro vita, le loro realtà, le loro associazioni, le loro caratteristiche, per cui è giusto anche andare a vivere. Protagonisti di tutto questo manifesto nel nostro obiettivo erano i giovani. In un momento in cui la disoccupazione giovanile stava esplodendo in Italia, parliamo del fine 2012, inizio 2013, avevamo intravisto in questa possibilità di questo nuovo sistema di viaggiare tra i luoghi e gli abitanti la figura del giovane che potendosi ritagliare sicuramente dei tempi per poter portare i gruppi diventasse lui il facilitatore e quindi il responsabile di un viaggio che potesse portare a queste conoscenze. Quindi i viaggi li abbiamo allargati ai Carpazi, li abbiamo allargati all'Italia, in Sardegna, Sicilia. Abbiamo cercato di creare nuove sinergie e allargare soprattutto la sfera delle persone che potessero ruotare, che hanno aderito molti giovani, sia laureati, neolaureati, sia non laureati, e hanno aderito in maniera molto interessante. Ed è partita la proposta di andare a pubblicizzare questa nuova forma di percorsi etnici onlus sia nelle fiere Terra Futura, quelle di Milano, oppure anche nei gruppi gas, cercando di vedere la reazione delle persone che potevano essere più sensibili. Alla fine del 2014, posso aggiungere un attimo, dicendo che avevamo cambiato
cambiato, abbiamo fatto delle proposte anche molto più allargate, cioè vieni nel paese, fai un primo viaggio strutturato in tre passaggi, vieni nel paese che ti piace, vedi la realtà, conoscere, vedi la realtà, puoi tornare perché non ti diamo la possibilità con le conoscenze che abbiamo del territorio e delle persone di lavorare con queste persone che ti offrono la possibilità di imparare mestieri. Quindi, non so, nella Transilvania ci sono gli incisori del legno, sono dei falegnami bravissimi, secreri, che fanno dei portali incredibili, puoi stare con loro una settimana, chiaramente paghi l'alloggio e lavori con loro per una settimana. In Sardegna ci sono le donne che fanno cesti, che stanno un po' perdendo questa tradizione, e il comune ci aveva dato la possibilità di ospitare per una settimana chi vuole imparare a fare cesti con loro. Ci pareva la possibilità molto importante che fosse di ritornare. Potevi ritornare una terza volta se è ritornato più volte, potevi dare la possibilità alla ONLUS di vedere se c'erano dei progetti sul sociale su cui lavorare, ecco, per cui avere i finanziamenti anche europei. Questo era un po' quello che avevamo creato come alternativa, come una condizione di pensiero che ci pareva giusta dopo gli ultimi ripensamenti. Quindi proposte molto belle, immagino, che tutti quanti fanno alzare le antenne. Alla fine del 2013 richieste zero, cioè un anno e mezzo abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo cercato di spendere il meno possibile, ma abbiamo speso tutto il gruppo di queste 20 persone che si è un attimo legate per poter promuovere un tipo di turismo etico, cooperativo, localizzato, stanziale, anche in una seconda fase, ha dato risultato zero, e questo ci ha fatto capire che è cambiato veramente tanto. Mentre la nostra piccola, avevamo anche noi una scheggia nei nostri percorsi etici, che era un'associazione sportiva dove portavamo persone in bicicletta, portiamo persone a fare viaggi anche estremi con la mountain bike, e lì c'era gente. Cioè, nel senso che gente di un certo tipo, l'abbiamo anche un po' registrata, gente magari in pensione, oppure gente che è single, che lavora magari a Milano in qualche grossa ditta, gente che si mette in gioco fisicamente per un po' di protagonismo. Ecco, questi aderiscono ai viaggi, gli altri viaggi non c'è nessuno. Riproponiamo le stesse, diciamo, cerchiamo di riproporre gli stessi valori etici nel viaggio con le biciclette, e quindi cerchiamo di far lavorare le strutture più piccole, locali, mettere da dar lavoro anche a guide locali. E questo qui è un divertimento, non è ovviamente un andare a cercare i problemi degli altri, quindi questo qui sta abbastanza funzionando, anche se c'è crisi anche in questo senso qua. Qui è nato il discorso delle biciclette elettriche, perché da quest'anno promuoviamo dei viaggi con biciclette tecnologiche molto avanzate, che permettono anche a uno che non è allenato di fare il viaggio in bicicletta, un viaggio anche itinerante di 60-70 km al giorno, che può permettere a chiunque di poter fare viaggi di questo tipo, qui in Islanda, nei Carpazi, in Tunisia, in Italia, eccetera. Poi se qualcuno desidera lascio anche dei riferimenti. E veniamo alla realtà dell'esperienza attorno a Brisighella. Dunque, Brisighella ci siamo trasferiti nel 2007, è un paese sulle prime colline faentine, sull'Appennino, un gioiellino che è rimasto intatto, fortunatamente che non sono arrivati i soldi, che sono arrivati nel Veneto, quindi e non sono arrivati, ovviamente il turismo è tutto ammassato sulla riviera, quindi le piccole zone artigianali sono fatte da 2-3 capannoni, fortunatamente, non sono distesi di capannoni che hanno rovinato magari sia il paesaggio ma anche l'ambiente, e le colline sono poco antropizzate, sono tenute ancora bene da chi le coltiva, anche se ormai l'età di chi le coltiva ormai è un'età molto avanzata ed è difficile intravedere un ricambio generazionale, vive delle stagioni in maniera molto ritmata, questa è Rosy e questa qui è Mary, in ambiente invernale, e queste stagioni che si susseguono danno i loro problemi. Quella è Luna, il nostro lupo, che dà tutto il nome al nostro bed and breakfast e all'azienda che si chiama Ermo del Lupo, e queste stagioni che si alternano con i problemi invernali e con le meraviglie primaverili, estive, autunnali,
ci ha riportato a un ritmo di vita completamente diversa. L'Appennino è un territorio molto bello, parecchio sconosciuto da chi vive al nord. Sinceramente, se mi aveste chiesto 10 anni fa, vuoi fare una gita sulle Alpi, sulle Dolomiti o sull'Appennino, dicevo sicuramente Dolomiti. Sto ripensando la cosa, perché il bello dell'Appennino è che io dico anche agli amministratori locali che non capiscono, è che da casa nostra usciamo con lo zaino e i scarponi, possiamo arrivare alla Spromonte senza incontrare nulla. Sono 2000 chilometri vergini di montagne, boschi, praterie, e le autostrade, fortunatamente le ferrovie, passano sotto per gallerie molto lunghe, e quindi noi potremo percorrere in un immaginario viaggio, ma anche praticamente c'è chi lo fa, questo itinerario enorme. Un itinerario fatto da montagnone alte ricoperte di boschi, poi ovviamente c'è il Gran Sasso, la Maiella, ci sono grossi gruppi. Nel caso di Brisighella è un territorio che è rimasto veramente vergine, si può percorrere, ci sono sentieri che sono stati mantenuti, alcuni che sono stati in parte mangiati, come nel caso della Malgacere, dall'incuria di chi ci viveva perché non ci vive più, ma anche diciamo delle organizzazioni come il CAI. E quindi a Brisighella abbiamo trovato una realtà e conosciuto una realtà ben diversa da quella che avevamo a Treviso. E nasce una riflessione: il turismo sostenibile potrebbe trasformarsi in cultura del nomadismo anche a breve raggio? Vi lascio la parola. No, beh, ho un po' detto tutto. Abbiamo così guardato un po' vicino casa, cioè abbiamo messo così lo sguardo su quello che avevamo. Noi abbiamo una tenuta, 9 ettari, di cui una parte abbiamo olivo e facciamo dell'olio. Quindi abbiamo cominciato, e poi abbiamo diciamo foraggio e molto bosco. E abbiamo cominciato allora a stare nel nostro posto, cioè nel nostro territorio, abbiamo cominciato a conoscerlo, a capire come appunto dialogare, e piano piano abbiamo guardato anche al di là, perché noi siamo dentro un parco, tra l'altro, che è la Vena del Gesso, quindi un microclima un po' particolare, quasi mediterraneo, che invece non c'è spostandosi un po' più in là. E abbiamo cominciato a vedere, agganciare altre aziende che lavoravano appunto sul territorio con questo discorso del bio, e appunto abbiamo cominciato a fare un po' di rete e abbiamo cercato di portare così la nostra esperienza e radicarci sul territorio, cercando di appunto lavorare in una dimensione più ristretta. E qui sono venuti nati i trekking che abbiamo creato per la conoscenza del territorio. Sì, quindi un trekking locale, visto che la gente non vuole più spendere soldi, anche per poche proposte con gli asini che abbiamo fatto sui cananchi, davanti a casa nostra abbiamo dei cananchi meravigliosi, molto belli, che a me piacciono, sono particolarmente legato a questo tipo di ambiente veramente unico, no? Quando ci si immerge all'interno dei cananchi si entra in un mondo completamente a parte, fatto di silenzi, fatto di profumi e... Prego. Scusa la mia ignoranza, cosa sono i calanchi? I calanchi sono delle colline che si erodono col tempo perché sono fatte di argilla. Si sono viste adesso, non so se riesco a farvele vedere. Vediamo un po', calmo. Bisogna ripercorrere. Non posso fermare che l'immagine perché è un PowerPoint. Si dovrebbe vedere fra un attimo. Questa è Brisighella con i tre colli che sovrastano il paese. Queste sono le colline. Come vedete il territorio? Eccoli là, quelli sono i campi. Sono delle creste aguzze perché l'erosione continua. E c'è un percorso del CAI che lo attraversa. Faccio scorrere intanto, così magari le rivedete. E, alcune creste sono difficili anche da percorrere perché l'effetto vertiginoso è notevole, quindi chi soffre di vertigini non riesce a passare, perché proprio si cammina su un sentiero largo così. Quindi se non viene fatta una spianatura ogni anno, ovviamente è difficile. Ecco, quindi abbiamo proposto anche degli itinerari a breve raggio, partendo dal nostro bed and breakfast per arrivare a un'altra azienda biologica, con un costo che abbiamo cercato di tenerlo proprio per pagarsi i costi, anche lì
richieste zero. E quindi abbiamo rivisto ulteriormente quello che poteva essere il tracking visto localmente, partendo proprio dal minimo, da terra, cioè offrendoci noi nel portare la gente gratuitamente e vedere se c'è una risposta intanto da parte dei gruppi gas. E cominciamo a vedere forse qualche risposta. Chiudo, scusate, perché sono distratto. Uno scavo archeologico. Sì, il territorio nostro è un territorio anche abbastanza vergine dal punto di vista archeologico, c'è una linea del tempo che corre proprio sul Monte Lontana dove viviamo noi all'inizio del Parco del Venere Gesso, perché sono stati trovati intanto dei resti preistorici, poi dopo una casa romana, che era una casa diciamo di una fattoria romana, che stanno questione di qualche anno, dal 2005-2006, quindi è una cosa molto recente. Quindi e da questa casa romana, distante circa un chilometro di linea d'aria, in cima al Monte Lontana, c'è questo presidio, questo incastellamento del 1500 dove sono stati trovati scavando una struttura che diventava sempre più grande, non si sapeva, non si conosceva, una struttura di questo incastellamento con ritrovamento... 2002? Passo la storica perché... No, per comunque ci sta lavorando l'Università di Bologna, vengono sempre gli studenti tutta l'estate, stanno due mesi e scavano. E hanno trovato una cosa molto interessante, e tra l'altro un insediamento che si dice che sia anche più grande del paese di Pisichella. Ci sono, cioè, proprio un incastellamento, e della linea del tempo è molto interessante da vedere, perché fa scoprire come in un periodo di dominazione romana, dove c'erano i romani, non c'era questa paura. Infatti la fattoria, la domus, che è una persona dipendente dalla domus che sta più in valle, era libera, non ci sono nessuna presenza di difese particolare, mentre l'incastellamento dà l'idea proprio di come a un certo punto la popolazione si è dovuta difendere. Ed è interessante che c'è anche la chiesa, ci sono cisterne, perché la Venere del Gesso ha una caratteristica: non c'è acqua in quella zona lì, non ci sono, e l'acqua non si può bere perché ha delle sostanze all'interno che si scioglie, quindi ecco, sì. E quindi c'è anche quella potenzialità, ecco, da noi c'è anche un percorso archeologico interessante.